In questo video andrò a reagire a tutti i Gacha Life che mi avete fatto, ragazzi, perché so benissimo che c'è una grandissima community dietro ai Gacha Life, ma soprattutto dietro alle ship. Dato che il mio canale è molto affine alle ship, mi pare ovvio che ci sono tantissimi di voi che fanno dei contenuti del genere, fan art, fan fiction, fan edit. E la cosa che non mi può fare niente se non che contento e felice di tutto questo che stiamo creando. Appunto, siamo riusciti a fare un fumetto che, vi ricordo, è in preordinabile in questo momento su Amazon e su tutti gli store online, perché il 14 luglio uscirà in tutte le librerie d'Italia. Detto questo, andiamo subito a reagire alle fanart. Ma prima di tutto vi chiedo 20.000 like per altre reaction del genere o altre cose che volete che io reagisca, perché è belle reaction, mi piacciono molto e le voglio concretizzare molto di più all'interno del canale. Ovviamente la cosa che purtroppo vi devo dire è che non ci saranno le musiche di sottofondo, dato che sono tutte stramaledettamente copyrightate. Essendo che ovviamente tutti quanti usano le musiche, no? Quelle che con le parole, tutte quante sono copyright, e quindi non posso mettere le musiche. Però potrò mettere una musica sottofondo giusto per... Ok, allora qua vediamo. Ci sono, vabbè ragazzi, voi proprio tipo state shippando a me a Ivy in una maniera incredibile. A me a Ivy, a Sbreezer, a Ivy li state shippando in una maniera assurda nella serie, ragazzi. E la cosa non mi può fare altro che contento, perché è fighissima sta cosa. Poi non lo so, tipo siamo vicini, no, le chiedo di sposarvi. Ok, e lei cos'è che fa? Scompare, perché voi dovete capire che lei si basa molto sulla musica. Io non posso farvela ascoltare, cioè perdiamo molto sulla musica. Però comunque la cosa che mi piace di più è come lei riesce in qualche maniera ad animare tutti questi screenshot. Cioè guardate, oddio, me la sono spinta a me e adesso ci dovremmo baciare in teoria. Però poi tipo, cos'è? Ma siamo in discoteca. Ah, vero, perché io ho baciato in discoteca Ivy nella famiglia di Minecraft. Cioè ragazzi, effetti bellissimi, tipo del mare, della pioggia, che tipo con i cuoricini. E poi è bello perché tipo, guardate qua, cioè io vi vorrei far sentire almeno un pizzico di musica, perché è veramente fatto bene. Però non posso farvelo sentire purtroppo. Cioè, ah, che bello, è tutto fatto bene. Ma poi tipo le espressioni facciali, so che benissimo che è Gacha Life, quindi è un programma, anch'io ce l'ho Gacha Life e ogni tanto ci gioco, non vi dico la... Beh, queste cose qua non ho capito come cacchio fa. Bellissimo. Cioè tipo, raga, ma quanto è bello tipo che mi metto a ballare con Ivy mentre tipo così tiki tiki. Ma è bellissimo, raga, ma è spettacolare. A me mi piace un sacco queste cose. Ma diciamo, nonostante magari è un programma, ok, tutto ciò è fatto davvero molto molto bene. Soprattutto con KineMaster, con tutti gli altri tipo app da editor su cellulare. È fatto bene, si vede che ci mettete un sacco di impegno a creare delle cose del genere. E appunto sfido ad ognuno di voi di fare un qualcosa del genere nei propri canali. Io li andrò a vedere, e ovviamente ogni tanto li andrò a vedere e ci farò anche le reaction, perché ve li meritate, ragazzi, sono veramente dei contenuti incredibili. Poi tutti questi effetti qua sono veramente fighi, andiamo a vederne altri che ha fatto sempre Marti. Dovrebbero esserci in molti di più. Volevo Tess Breezer. Oddio, ok, qua è con Dolcetta. Prima c'era, io, il bello è che tutti i miei Gacha Life si basano tutti quanti sulle ship. E la cosa mi piace, perché contate che io ancora prima di fare le roleplay su Minecraft, mi piace, e mi piaceva e mi piace tuttora, gli anime, quelli dove si tratta, tipo, sapete, no, gli anime scolareschi, dove tipo ci sono tante ragazze e tanti maschi che tipo si creano le ship. Io mi guardavo un botto di quella roba, per questo appunto poi l'ho portato anche su YouTube. Credo che sia uno dei pochissimi youtuber in Italia a portare ship, ma proprio in questa maniera così tanto in grande. E la cosa mi fa veramente onore, perché è fighissima sta cosa. Allora, vediamo un po'. Vabbè, la intro non può mancare. Lei è tipo la reginetta che comanda tutti i pupini, tipo marionette. Ah, lascia like. Dai, te lo lascio il like, Marti. Ho messo anche l'iscrizione a questa ragazza, perché è veramente brava. Non so se è una ragazza, ma credo che sia una ragazza. Allora, ok. Oh, ah, ma qua era, ragazzi, nel momento tipo dell'inverno, se notate. Ricordate che avevamo la sciarpa? Che carini che eravamo. Che cosa stanno facendo? Ok, vabbè, lei si basa molto sulla musica, quindi se riuscissi magari a capire quello che dice la musica sarebbe 100.000 volte meglio. Ok, sono al cellulare, mi sa che tipo sono preso male, sto piangendo, Dolcetta non mi vuole bene, per quale motivo, dove cacchio è la mia ragazza, eccola qua. Come cacchio fate a fare delle cose del genere che tipo sono animate, ragazzi, è bellissima sta cosa. Ok, quello è... Ma quello è... Chi è quello? Che cacchio è quello? Dimmi chi è questo, ragazzi. Non mi viene nessuno. Forse Shark. Ma cosa c'entra Shark?
Ma Shark, raga, della, di anni fa. Ma così inglobiamo serie a caso. Vi consiglio, ragazzi, di però fare le serie in base ai personaggi che ci sono oggi. Cioè le serie, le animazioni, fatele in base ai personaggi che ci sono oggi. E così almeno tutti quanti li riconosciamo. Ok, bianco e nero, andiamo avanti. Cosa sta accadendo? Io compaio dal nulla. Vabbè, si basa molto su una musica. Io ho Dolcetta sul cellulare. Mi sa che la sto piangendo molto, molto, proprio tantissimo, Dolcetta. Cos'è quella? È una sigaretta quella roba. Cos'è quella cosa? Ma mi dissocio! Cos'è quella cosa? era... Ok, ma poi queste linguacce così che gli mette con Dolcetta. Vabbè, praticamente tipo sono delle scene un po' tipo copiate. Però diciamo che è normale. Contate che si basa molto sulla musica. E se notate nelle musiche ci sono anche delle parti che si ripetono. E quindi ci sta. Andiamo a vedere tutto quello che ci sta oltre questo. Ok, qua ci sono diverse ragazze. Madonna, ragazzi, ma io sono scippato con tutti. Allora, vediamo, andiamo a vedere questa parte, mamma mia. Bella per come l'ha fatta Ivy. Bellissima. Ma chi è questa? Sempre Marti? Ah no, è Nikki. Nikki ha uno stile nel personalizzare i gacha veramente molto fatto bene. Mi piace un sacco gli occhi, perché non sono tanto occhi da anime, ma sono tanto occhi da cartone animato, secondo me, questi qua. Mentre quelli di Marti sono molto più da anime. La vedo in questa maniera, non lo so, mi dà questa sensazione. Però vedere Ivy in questa maniera è... Dolcetta che sta utilizzando, tra l'altro, se ricordate, ragazzi, la skin quella dell'appartamento dove stava ponendo per terra. È veramente fatto bene, credo che quella sia Yumi. Uniamo le ship così a caso, anche di persone che mi stanno da anni. Oh mio Dio. Poi ha messo i dentini tipo da... Bellissimo, sembra tipo un... come si chiamano? Ma non mi viene nulla in mente, ragazzi. Come si chiama? Un vampiro. Questi occhi poi sembra tipo psicopatissima proprio. Sti effetti glitch. Il fatto, sapete cos'è? È che Marti ha i watermark, ovvero tipo, no, sapete, Kinemaster, tipo scritto lì sopra, perché ovviamente magari non l'ha comprato e quindi usa la prova gratuita e tipo compare, no? Mentre lui non ce l'ha. O ha trovato un metodo per togliere quelle robe, oppure semplicemente tipo le ha comprati davvero ed è un pazzo se compra tutti questi programmi di editing sul cellulare. Andiamo a vedere altro. Sembra Nikki. Oh, questo qua è molto più figo. Guardate, perché mi hanno vestito in questa maniera da militare con la cinta di fuori? Dovrei essere più da sbriserino io. Però effettivamente poi non si notano le differenze fra me e sbriserino, se non quello che è più basso. Dolcina l'ha fatta molto molto bene. Io che me ne vado. Dolcetta tristissima. Pulisce per terra sbriserino che... cade. Ok, cosa è successo? Oddio, perché stanno qua sopra il tetto di una scuola giapponese adesso? Cosa sta accadendo? Sta accadendo, Dolcetta. No, Dolcina! Dolcina, cosa stai facendo? Dolcina! Facci la sbarra, Dolcina! Ma come fai a non cadere comunque? Ecco, appunto. Dolcetta, scusami, ma Dolcina aveva le sbarre. Oh, amore, nessuno ti fermerà. Oh, no! Ma era il vicino quello, ti darò il mio amore. Nessuno è importante quanto te, ragazzi. Grazie per aver mettere i sottotitoli. La tua vita non sarà mai come la mia. Oddio, sta crescendo Dolcina! Io prendo spunto da questa cosa, sapete? Bellissima sta skin, come l'ha fatto. Bellissimo, probabilmente ci prendo spunto, ragazzi. Molto molto bello. Tipo ho fatto tipo come Dolcina, però alla stessa età di sbriserino. Comunque veramente Dolcina già con le tette in quell'età non si può vedere, ragazzi. Dovreste toglierle le tette da Dolcina. Non, io già ve l'ho detto. Metti pure una nanna. Fai la nanna. Ti cullerò. Fai la nanna, piccola, non piangere. Fai la nanna. Vabbè, comunque di base si basa. Ma raga, ma durano anche un bordello. Quello è lì vicino! Che figo! Oddio, no! Tac! È ucciso il vicino! Bello! Spettacolo! E questo... Ah, questi sono... Quella era Violet. Violet e Sviserino. Sì. Spettacolo. Ragazzi, vi ricordo di preordinare il fumetto. Io finisco qua la reaction. Preordinate tutti quanti il fumetto, mi raccomando. Se in descrizione c'è il link per preordinarlo su Amazon, il 14 luglio tutti quanti nelle librerie a comprarvelo in maniera fisica. Ci sarà proprio il fumetto messo così, piazzato lì, bello nella come si chiama, nello stand. Nulla, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché non mancherò con tantissime storie a riguardo. E nulla, ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video. Lasciate like, ci si becca.